guarda se c'è modo di passare. Ok. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. Dai. Ci sei. Ecco qua. Ok. Dai, andiamo. Ok. Clicker. Via, via, via. Usciremo sopra l'impalcatura. Di qui. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmela addosso, sto bene. Andiamo. Dammi un secondo. Dai, dentro. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo... Ah, è assurdo. Non guardare in basso. Cosa? Stai scherzando? Accidenti. Rimani con la ragazza.
Bene, scendi. Sono stupita, Joel. Psst. Andiamocene. Ok, Tess, vai. Ok, aspetta. Vedi? Va tutto bene. Ah. Si scende. Ok, andiamo. Passiamo da qui. Senti dietro. Sai, stavo pensando... Quando saremo tornati, potremo prendercela un po' più con comodo. Vuoi prendertela con comodo? Sei tu quello che fa sempre le cose con calma. E tu non mi hai mai dato retta. Beh, questa volta lo farò. Non ci credo finché non lo vedo. Di qui. Di qui.
Guarda la manica. È una luce. Esatto. Questi ragazzi stanno andando male sia dentro che fuori città. Speriamo che ci sia qualcuno vivo nel luogo. Stabilito. Stavano in zona di quarantena. Guarda, non sono i nostri. Li vedi? Merda. C'eravamo quasi, cazzo. Joel, tu vai davanti, io sto dietro. È lì, tu rimani sempre attaccata a me, ok? Certo. Occhi aperti. Ci penso io. Ah!
Da questa parte. Siamo quasi fuori. Su, forza! Ehi. Bene? Sì, andiamo. Vedo che ve la cavate abbastanza bene. Si chiama fortuna. E prima o poi finirà. Che parte, Tess? Il palazzo del governo è da questa parte. Come superiamo il camion? Vediamo cosa troviamo. Tutto bene. Sono infettati da poco, quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui, sbrighiamoci. Ci siamo. Thank you.
Salite. Ok. Così Marlene pensa tu sia immune? Beh, questo lo dice lei. Come sei stata morta? Bene, al lavoro. Se hai incontrato un infetto nella zona, vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì. Sono scappata di nascosto. Ero nel collegio militare. Sei scappata? Volevo esplorare la città. Ho incontrato un infetto nel centro commerciale. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, mi ha morso e... tutto qui. Capisco. Eri con Marlene quando ti hanno morso? No. Le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Stava per farlo. Spero stia bene. Te l'ho detto. Lei se la caverà. Dovrebbe esserci utile.